E così va il mondo, uno esce e uno entra. Sam, Padrone. sei qui a Casablanca in dicembre del 41, che stagione è a New York? Che? Non pensate a New York. A quest'ora dormono laggiù. Scommetto che dormono in tutta l'America. Con tanti ritrovi del mondo doveva venire proprio nel mio. Nessuno può tornare indietro e disfare ciò che è già fatto. O meglio, vorrei dirti quanto mi dispiace che le cose siano andate male, non per mia cattiva volontà. Lo so. Sarebbe stato molto meglio se fossimo restati a Berna. Ebala! Allora, cosa facciamo? Non lo so, tu cosa vuoi fare? Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici non lo so, tu cosa vuoi fare? Allora io dico che cosa facciamo, tu dici non lo so, tu cosa vuoi fare? Cosa facciamo? Cosa vuoi fare? Facciamo qualcosa! Ok, tu cosa vuoi fare? Alle nozze! Via, sii ragionevole, Umberto. Dopotutto, Aurora non sa ancora nulla di tutto questo. E allora? Allora, ecco, potrebbe riceverne un certo shock. Uno shock? Il mio Filippo uno shock? Cos'ha che non va il mio Filippo? Niente, Umberto, volevo solo dire che... Perché a tua figlia non piace mio figlio? No, buona, andiamo! Non sono mica sicuro che a mio figlio piaccia tua A figlia! chi? Non esagerare! E non sono neanche sicuro che i miei nipotini ti vogliano Fernando! Ma questa poi, vecchio pallone gonfiato, irragionevole e borioso! Pallone gonfiato, borioso? In guardia! Ti avverto, Umberto, vuol dire la guerra! Alfa! All'assalto, Nitroni! All'assalto! Tutti sbattono la testa di qua e di là, perché sono tutti muscoli e niente cervello. Tu vuoi essere tutto muscoli e niente cervello? Io non ne ho muscoli. Ah no, è vero. E allora, come cammini? Beh, forse qualcuno ce l'ho. Ah, ecco, vedi? Bene, quelli bastano. Ora sviluppa il cervello. Cultura, saggezza, questa è la vera forza. Istruzione superiore, ecco che ci vuole. Quindi, domattina di buon'ora cominceremo a orario pieno. 8 ore al giorno, 6 ore di lezione e 2 ore di studio. Ma io non ho tempo, non posso. Ho il mio servizio di pagina. Buah! Servizio di pagio, buah! Cambieremo tutto, ci sarà una rivoluzione! Beh, sì, signore, se lo dice lei. Come pensi di poter diventare qualcuno senza un'istruzione? Me lo sai dire? Persino in questo confuso e arretrato medioevo devi sapere quello che fai. Non ti pare? Certo, naturalmente. Così devi fare i progetti per il futuro, ragazzo. Devi trovare l'autostrada e devi... A proposito, qual è la strada per arrivare a questo tuo castello? Credo verso nord, dall'altra parte. Oh, va bene. E in tal caso è meglio muoverci. Andiamo, ragazzo, gambe in spalla. Smelto, smelto.